Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della VRC Collection di Hachette. Oggi andiamo a fare un altro pezzo di storia e per quanto mi riguarda una macchina che adoro tantissimo. Come sempre io però ve l'avevo già annunciato sui miei social dell'uscita di questo video, mi raccomando vi lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola o, come in questo caso, gli arretrati che riesco a recuperare. Allora, ragazzi, io vi devo dire, questa Peugeot 205 è una macchina che ho un ricordo veramente intensissimo, perché seppur questa volta non mi ricorda mio padre la 205, perché come avevo raccontato nei video scorsi, molto spesso queste rally sono quasi tutte anni 80-90, hanno qualcosa, un legame che mi ricorda mio padre, devo ammettere che invece questa Peugeot 205 mi ricorda proprio un ragazzo vicino che abitava vicino a casa mia che ce l'aveva e ogni volta la guardavo veramente con gli occhi quelli proprio a cuoricino dei bambini, mi piaceva davvero tantissimo e quindi la volevo assolutamente mettere in collezione. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle VRC Collection dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo fatto finora. E sotto in descrizione vi lascio anche il link di Model Car dove potete trovare queste meravigliose teche che si adattano perfettamente a questa collezione. Soltanto 4 euro al pezzo, quindi insomma, direi che assolutamente non ve le potete far sfuggire. Ragazzi, spostiamoci sotto e andiamo ad aprire la 205 Turbo. Perfetto ragazzi, eccoci qui. Iniziamo. È tempo di aprire questa meravigliosa macchina. Allora, iniziamo come facciamo sempre con il fascicolino Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2, la numero 16, quindi questa sarebbe stata l'uscita numero 16, va bene? Allora, andiamo a vedere qualche caratteristica di questa macchina che, come sapete, mi interessano sempre molto. Allora, eccoci qui, presa d'aria ridisegnata rispetto alla versione precedente, perché come stiamo dicendo questa è una Evo 2. Spoiler laterali anteriori per coinvolgere l'aria verso la parte posteriore della vettura. Cerchi, le ruote Speedline in lega leggera da 15 sono tra gli elementi distintivi della 205 T16. Poi abbiamo Kevlar in carbonio. Il largo uso di materiali compositi come carbonio e Kevlar permettono di ridurre il peso a soli 910 kg, pensate un po'. Poi nella parte posteriore viene progettato un estrattore d'aria per aumentare la motricità. Motore completamente rivisto in grado di erogare ben 430 cavalli. Alettone, al posteriore compare un enorme alettone per dare più carico aerodinamico. Ragazzi, guardate un po' che spettacolo che è questa macchina. Peraltro devo dirvi che la macchina ha partecipato ai rally dal 1984 al 1986, quindi 3 anni, di cui in questi 3 anni, nell'85 e nell'86, ha vinto 2 titoli piloti e 2 titoli costruttori, quindi insomma possiamo assolutamente parlare di una macchina che ha dominato la sua era. Allora, come vi stavo dicendo, adesso abbiamo a disposizione le teche, come vi stavo dicendo inizio video, e quindi possiamo tranquillamente finalmente aprire i nostri modelli, perché poi li andremo a posizionare in teca. Allora, apriamo la nostra Peugeot, così ce la guardiamo bene bene da vicino e ci studiamo ogni più piccolo dettaglio. Allora, togliamo la prima parte di protezione e poi eccola qua, la facciamo un pochino d'ordine, togliamo un po' di cartaccia. Eccola qua ragazzi miei, la Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2 del 1985. Che vi devo dire? Allora, possiamo notare immediatamente che i vetri sono molto trasparenti e quindi ci permettono di guardare questa volta all'interno dell'abitacolo in maniera molto pulita e molto più facilmente. Come osservate, all'interno abbiamo le decals delle cinture, che mi sembrano fatte abbastanza bene. Qui abbiamo una sorta di presa d'aria che serve, immagino, per passare i documenti ai giudici. Molto bella. La numero 3, peraltro. All'interno possiamo notare, vabbè, a parte i sedili, ci vediamo il cambio, lì c'è l'estintore. Ovviamente ragazzi, purtroppo il cruscotto non è colorato, però vabbè, queste macchine non si possono neanche aprire. Sapete, già sappiamo che gli interni
non sono colorati, però devo dirvi sono realizzati molto bene. Sulla parte posteriore si vede benissimo il roll bar, non abbiamo questa volta la ruota di scorta, o almeno a me non sembra di vederla, non mi sembra. Comunque gli interni mi piacciono, bellissima, guardate raga la parte posteriore, i fari sono fatti da paura, i fari per questa collezione secondo me sono sempre state una delle parti più riuscite. Infatti andiamo a guardare anche l'anteriore, guardate un po' che bella questa macchina, mamma mia, veramente clamorosa, mi ricorda, come vi dicevo, quando ero piccolo la guardavo veramente con occhi di ammirazione. E posso dirvi che anche questo modello veramente mi piace da matti. Allora, eccola qua la nostra Peugeot 205. Andiamola a posizionare all'interno della teca. Ovviamente teca perfetta del nostro Pietro, come sapete è veramente un gioiellino. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io credo che non ci sia ben poco da dire, perché è una macchina veramente clamorosa, iconica, vincitrice, campione del mondo. Più di così non si può, però voi, come sempre, fatemi sapere la vostra. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like meraviglioso come questa 205 Turbo. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo modello e se avete fatto la collezione. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, che non è ancora terminata, ne dobbiamo fare altri due, quindi vediamo un po' chi riesce ad indovinare quali saranno le prossime due macchine che vi farò vedere. Qui da Visio e dalla 205 Turbo Evo è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!